Buongiorno Maria, o piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il tuo figlio Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sia Dio, nostro Padre, che ha scelto la Vergine Maria fin dall'eternità per riversare su di noi la ricchezza del suo amore. Sia il Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha donato la Vergine Maria come madre premurosa e perfetta discepola della sua parola. Benedetto sia lo Spirito Santo Paraclito, che ha adombrato la Vergine Maria, immagine della Chiesa, senza macchia e senza ruga. Benedetto il Signore nei secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, con immensa gioia celebriamo oggi l'anniversario del primo ingresso della venerazione della veneratissima immagine della Beata Vergine del Santo Rosario in questa città di Pompei. Era il 13 novembre 1875. Rispondendo al misterioso progetto di Dio, il beato Bartolo Longo fu realizzatore di questo evento di grazia che ha dato origine alla straordinaria testimonianza di fede e di carità di questa Chiesa. Con la stessa esultanza di cuore del nostro beato, lodiamo e magnifichiamo il Signore Onnipotente per le grandi opere da Lui compiute in questa terra, segnata
dalla costanza presenza materna della Vergine del Rosario. Contempliamola e accogliamola con rinnovato amore di figli, ricordandoci della consegna di Gesù sulla croce, e disponiamoci ora all'ascolto della parola di Dio per diventare, come Maria, fedeli discepoli del Signore, imitando il suo luminoso esempio di fede, di carità e di speranza. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria primogenita della redenzione fai risplendere l'immagine vivente della tua Chiesa, concedi al popolo cristiano di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo per camminare sulle orme del Signore, finché giungerà alla pienezza di gloria che già pregusta nella contemplazione della Vergine Maria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Cari fratelli e sorelle, cominciamo assieme questa giornata speciale per la Chiesa di Pompei. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, siete presenti in tanti e molti di più sono quelli collegati con noi attraverso Canale 21. A tutti va il nostro caro saluto, in modo speciale agli anziani, agli ammalati, ai detenuti, alle persone diversamente abili. Oggi ricordiamo la nascita della storia sacra della Nuova Pompei. 145 anni fa, il 13 novembre 1875, il giovane avvocato Bartolo Longo faceva arrivare qui il venerato quadro della Madonna del Rosario. Fu l'inizio della trasformazione di una valle allora abbandonata nella cittadella della fede e della carità. La Vergine Maria, con la sua presenza, porta all'umanità il suo Figlio divino, Gesù, nostro Salvatore, e la faccia della terra si rinnova. Ella, come abbiamo sentito nel Vangelo, è la benedetta fra le donne. Anche oggi, in questa difficile situazione che tutto il mondo sta vivendo, Maria è per noi modello ed esempio. Facciamo nostro il suo amore verso il prossimo, in questo caso
come abbiamo sentito nel Vangelo, l'amore all'anziana cugina Elisabetta. Maria si è fatta carità concreta e anche noi, ognuno di noi, può vivere in atteggiamento di dono verso chi è in difficoltà. Maria, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto ed esulta in Dio nostro Salvatore, è davvero il tipo del cristiano di ogni tempo. Le sue virtù possono guidare il nostro cammino in questo faticoso e doloroso presente e restituirci la speranza in un domani migliore. Possa il mondo somigliare al Magnificat che lei proclama durante l'incontro con Elisabetta. Proprio ispirandosi alla Vergine Maria e seguendo la sua chiamata, il nostro fondatore, il beato Bartolo Longo, costruì questo santuario, le opere di carità che lo circondano e che ancora oggi, dopo oltre 130 anni, continuano ad accogliere bambini, ragazzi, figli e figlie di carcerati, mamme e donne in difficoltà, migranti, poveri, ex tossicodipendenti e persone diversamente abili. Tutti noi, pompeiani e devoti della Vergine del Rosario, siamo chiamati a proseguire la sua opera, pregare e diffondere il Rosario e lavorare per la promozione umana degli ultimi e degli emarginati e cominciare da quelli più vicini a noi. Non lasciamoci abbattere dalle difficoltà della pandemia, dagli imprevisti, dai problemi, dalle complicazioni. Non permettiamo alla pandemia che ci sta colpendo di rubarci la speranza. Sappiamo che possiamo e dobbiamo vincerla con la fede, con il rispetto delle regole, con la pazienza. Oggi, proprio a causa dell'emergenza sanitaria, non potremo venerare da vicino la nostra amata Madre Celeste. Non potremo apporre sul nostro bellissimo quadro un bacio di amore, come abbiamo fatto negli anni scorsi. Ma abbiamo un modo più concreto per esprimere a Maria i nostri sentimenti filiali. Chiediamo alla Vergine di darci il suo stesso amore per amare tutti i nostri fratelli. Proponiamoci di essere come lei. O Dio, il cui unico figlio, morente sulla croce, ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria, eletta come sua madre, concedi a noi, che ci affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del suo nome. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Discenda su di voi la grazia della benedizione celeste per l'intercessione della beata sempre Vergine Maria. Amen. Possiate essere liberati da tutti i mali per l'intervento di colei che fu degna di essere adombrata dalla potenza dell'Altissimo. Amen. Voi che oggi sperimentate la sua materna benevolenza, possiate conseguire il dono delle gioie celesti e del premio eterno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Da questa valle di tristezze e di dolori, che trasformasti in fonte di virtù, o Vergine o Madonna del Rosario, in
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, Salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della Beata Vergine Maria, arca della nuova alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili all'azione dello Spirito, possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia.
Sei felice, o Santa Vergine Maria, Madre di grazia e Regina di misericordia. Da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Era il 13 novembre di 145 anni fa, quando per la prima volta quella che sarebbe diventata l'icona mariana del Rosario, più conosciuta e diffusa e venerata nel mondo, faceva il suo primo ingresso in una valle desolata e abbandonata da tutti. Maria visitava questo luogo, così come fece con la casa di Santa Elisabetta. E Maria portava con sé Gesù, perché Maria è la porta del cielo, scelta da Dio per far entrare nel mondo il suo progetto di salvezza attraverso la vita, la morte e la resurrezione del Figlio. E dopo l'ingresso di Maria su questa terra, che un tempo era stata teatro di morte e di distruzione, risorge la vita, ritorna la bellezza, trionfa l'amore di Dio. Quelli che erano abbandonati, quelli che erano senza speranza, quelli che erano sotto l'ombra di morte, ritornarono invece nella gioia e nella bellezza, nello splendore non soltanto della fede, ma anche della vita civile, della vita sociale. Grazie al beato Bartolo Longo, questa terra è stata messa sotto la protezione di Maria, scelta da Dio perché attraverso l'intercessione della Vergine Santissima, qui a Pompei,
si potesse vedere e toccare quali sono le grandi cose di cui ognuno di noi è capace, si affida tutta la sua vita nelle mani della provvidenza e si lascia accompagnare dalla misericordia di Dio. Allora Pompei diventa davvero l'esempio più concreto di quello che accade quando noi permettiamo a Dio di abitare la nostra esistenza, di entrare nel nostro cuore, nel nostro animo, proprio lì dove c'è desolazione, proprio lì dove a causa del nostro errore, del nostro peccato, c'è la morte, c'è il buio, c'è il freddo, c'è la disperazione. Se permettiamo a Dio di fare ingresso lì, allora tutto rinasce, tutto ritorna alla luce, tutto diventa amore puro. Non dobbiamo dimenticare che d'altronde la Vergine Santissima ha scelto un modo del tutto unico e particolare per fare il suo ingresso in questa valle, non fra i trionfi, non accompagnata dalle bande, non fra l'esultanza del popolo. La Vergine è arrivata qui in un giorno tutto sommato anonimo, trasportata su un carretto pieno di letame da questo contadino di valle, Angelo Tortora, che andava lì a Napoli per pulire le stalle dei nobili, perché qui a valle con lo stallatico si concimava la terra. Eppure quello è stato l'unico modo, il modo straordinario scelto da Dio nel suo progetto per questa terra di manifestare le sue grandi opere, di portare la Vergine Santissima in questa valle. Quel carretto di letame rappresenta un po' l'opacità, anche la sporcizia, diciamocelo, che ci portiamo dentro, della quale ci vergogniamo, che tendiamo a nascondere, perché ci vergogniamo molte volte dei nostri errori, delle conseguenze dei nostri errori, della nostra fragilità. E invece, se ci affidiamo a Dio, se affidiamo a Dio la nostra fragilità, tutto rinasce, tutto ritorna bello. Ecco perché si potrebbe dire che qui a Pompei esiste una vera e propria via della bellezza che ogni pellegrino, ogni fedele può percorrere. La bellezza della città antica che ancora affascina milioni e milioni di persone, ma la bellezza anche della nuova Pompei, una bellezza che si snocciola soprattutto grazie alle opere di carità. Quell'altro grande santuario che esiste qui a Pompei, lì dove vengono accolti quelli che dalla società vengono considerati brutti, interiormente ovviamente, quelli che la società ha messo ai margini, e attraverso la carità, attraverso proprio l'esperienza dell'amore di Dio, quelle persone ritornano, che sono giovani, bambini, ragazzi e ragazze madri, giovani donne, immigrati, ritornano alla vita, ritornano ad essere belli, a immagine della tutta bella, a somiglianza della tutta bella. Allora, carissimi, noi oggi che viviamo questa data così solenne in un modo del tutto particolare, unico, per la prima volta dalla fine degli anni 70, quando è nata questa tradizione, non potremo venerare da vicino il quadro della Vergine, non potremo in qualche modo dare il nostro bacio alla Vergine Maria. In questa data dobbiamo però ricordare qual è il bacio più gradito alla Vergine Santissima, alla Madonna di Pompei, ed è l'icona stessa a ricordarcelo, è il quadro stesso a ricordarci cosa è più gradito a Gesù e a Maria, perché vedete, San Domenico e Santa Caterina non toccano né Gesù e né Maria. C'è qualcosa invece che gli permette di essere legati a loro, che porta la loro umanità a contatto con la divinità, ed è la corona del rosario, è la preghiera del rosario. In questo giorno allora si elevi da questa valle che un tempo fu valle
di morte, di dolore, di distruzione, si elevi oggi forte il grido della nostra preghiera attraverso il rosario, affinché ritorni su tutta la terra la vita, la gioia, affinché il mondo possa essere tolto da questa ombra di morte che la pandemia ha in qualche modo messo addosso alle vite di ciascuno di noi. Possa la nostra preghiera da questo luogo giungere a tutti gli ammalati, a tutte le persone che stanno soffrendo non soltanto a causa del coronavirus, ma a chi vive l'esperienza del dolore legato alla malattia. Possa in questo giorno qui da Pompei, attraverso la preghiera del Rosario, arrivare il nostro sostegno ai medici, agli operatori sanitari, ai volontari, a quanti stanno combattendo la pandemia in prima linea, rischiando anche e soprattutto la loro vita, la loro salute. Possa qui da Pompei innalzarsi il grido della preghiera attraverso il Rosario affinché lo Spirito Santo illumini, possa illuminare i nostri governanti, chi è chiamato a prendere delle decisioni per il bene di tutti noi, per la tutela della nostra salute. Ritorni davvero su tutta la terra quella gioia e quella pace, quello scenario bellissimo che il Cantico dei Cantici ci ha descritto, dove tutti ritornano a lodare insieme il Signore nella bellezza del creato, nella bellezza delle sue creature. Benedetta sei tu, o Vergine Santissima, benedetto il Figlio che tu porti con te, sia questo il nostro grido di preghiera, oggi e sempre. Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli, interponendo l'intercessione di Maria, umile figlia di Sion. Preghiamo insieme, diciamo, donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità non si compromettano mai con la mentalità del mondo, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per i più poveri e sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentano la consolante presenza di Maria, madre di pietà, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per le famiglie, perché custodiscano integro il senso cristiano della vita e risolvano nella carità i problemi del rapporto tra le diverse generazioni, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Accogli, Padre, le nostre suppliche e donaci la luce del Tuo Spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il Tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. Vogliamo vivere, Signore, offrendoti la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo
pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica i nostri doni, o Padre, con la grazia del tuo Spirito, che plasmò come creatura nuova la Beata Vergine Maria, perché da lei, fecondata dalla rugiada celeste, scaturisse il frutto della nostra salvezza, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare le tue meraviglie, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai manifestato la grandezza sublime della Vergine Maria nel saluto profetico di Elisabetta. Illuminata dal tuo spirito, la madre del precursore la proclamò beata per aver creduto alla salvezza promessa e nel premuroso gesto della sua carità riconobbe la madre del Signore. E noi ci uniamo con umile esultanza al cantico della Vergine che magnifica il tuo nome e insieme agli angeli e ai santi innalziamo la lode perenne della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena del Signore.
Per ricevere l'Eucaristia vi chiediamo di mettervi in fila nella navata centrale, ma anche nelle navate laterali, dove trovate il percorso giallo a terra. Vi ricordiamo che l'Eucaristia sarà distribuita esclusivamente sul palmo delle mani. Ci doni, Madre di Dio.
Preghiamo. Guida e proteggi la tua Chiesa, Padre. Fa che, sostenuta dai tuoi sacramenti, con la luce e la forza del tuo Spirito, si affretti a portare sulle strade del mondo il gioioso annuncio del Vangelo, perché l'umanità intera accolga il dono della redenzione e riconosca nel Cristo il Salvatore di tutte le genti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio vi benedica, Dio Padre misericordioso, che per mezzo della Vergine Maria ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse. Il Signore Gesù, che nel grembo di Maria si è fatto nostro fratello e salvatore, risani i vostri cuori dal contagio della colpa. Lo Spirito Santo accresca in voi la grazia della fede e della beata speranza, perché sulla via del Vangelo possiate giungere alla Patria Celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Preghiamo per chiedere al Signore che il nostro beato Bartolo Longo venga presto proclamato santo. Dio Padre di misericordia, noi ti lodiamo per aver donato alla storia degli uomini il beato Bartolo Longo, ardente apostolo del Rosario e luminoso esempio di laico impegnato nella testimonianza evangelica della fede e della carità. Noi ti ringraziamo per il suo straordinario cammino spirituale, le sue intuizioni profetiche, il suo instancabile prodigarsi per gli ultimi e gli emarginati, la dedizione con cui servì filialmente la tua Chiesa e costruì la nuova città dell'amore a Pompei. Noi ti preghiamo, fa che il beato Bartolo Longo sia presto annoverato tra i santi della Chiesa universale, perché tutti possano seguirlo come modello di vita e noi, per sua intercessione, possiamo ottenere la grazia che ora imploriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega e intercedi per noi. Oh, Rosario.